Angela Ventrella, Veggente, Puglia, 2011. La rivolta del mondo arabo scatenerà per vie traverse dei disordini in ogni parte del mondo. L'Italia sarà determinante nel causare l'effetto negativo che innescherà il coinvolgimento delle potenze mondiali in una guerra. Tutti questi eventi sono inevitabili, ma la preghiera può alleviare la sofferenza. Luz de Maria, 2016. Amati figli del mio cuore immacolato, il terrorismo è la nuova arma con la quale i potenti combatteranno i popoli per destabilizzarli. In questo modo è più facile per loro creare i conflitti ai fini della terza guerra mondiale. Maracaibo, apparizioni del Venezuela. Prima che cominci la terza guerra mondiale, avrà luogo una prima persecuzione contro la Chiesa cattolica. La rivolta araba sarà il preambolo della terza guerra mondiale. Torniamo alle notifiche. Abbiamo proprio la carta intitolata, guarda il caso, terza guerra mondiale, con un fungo atomico e il fumo a forma di triangolo, il triangolo dell'elite, nuovo ordine mondiale. Per creare un nuovo ordine mondiale deve per forza scoppiare un conflitto a livello globale, caos, distruzione, disordine per ricreare ordine. Dovranno intervenire anche America, Cina e Russia. E come vi ho detto prima, il comunismo nel nascondimento sta preparando la manifestazione dell'anticristo. Suor Elena Aiello, 1959. La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia. Innalzeranno la sua bandiera sulla cupola di San Pietro. San Massimiliano Kolbe, 1900. Un giorno la bandiera dell'Immacolata Vergine Maria ondeggerà sul Cremlino, centro del potere comunista, ma prima la bandiera rossa sventolerà sul Vaticano. Carbonia 2014. Il vento dell'est soffierà forte sull'Europa, marceranno su Roma e metteranno bandiera rossa. 2014. Vi diranno che Dio non esiste, che il suo dire è stato dell'uomo, che ancora il Messia è atteso. Nella casa di Gesù ci sarà il silenzio della sua parola, della sua verità, perché verrà innalzata una bandiera al posto della croce. Anche i russi stanno puntando Roma, il Vaticano, e metteranno la loro bandiera rossa in segno di potere. Da lì si comincerà a dire che il Messia non è mai venuto e deve ancora venire, è ancora atteso, proprio come vuole l'Anticristo. Don Gobbi, 1989. L'enorme drago rosso è il comunismo. Padre Verdin d'Otranto. Otranto, mia patria, sarà novellamente disertata dal dragone maomettano. Roma sarà singolarmente scossa. Il dragone rosso è il comunismo, parlo naturalmente di altissimi vertici, e l'estremismo islamico. Rappresenta tutte le forze che si oppongono a Cristo. Apocalisse 17. Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Qui è necessaria una mente saggia. Attenzione, le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta la donna. I sette monti, la città dai sette colli. Quindi la prostituta è Roma. Le 10 corna, in Apocalisse 12, il dragone rosso ha 10 corna, quindi sta proprio parlando degli estremisti islamici e dell'esercito russo. E cosa succede? Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, odieranno Roma.
La spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Proprio come vi ho detto prima, arriveranno militarmente col fuoco a Roma. Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia. 2 Tessalonicesi, lettera di San Paolo, qui parla dell'Anticristo che arriverà fino a sedere nel tempio, attenzione, nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Quando questo grande esercito avrà distrutto tutto ciò che appartiene a Gesù e arriverà a Roma, affiderà il suo regno alla bestia, all'anticristo, che avrà bisogno di un tempio per manifestarsi come un Dio.